Paolo Molaschi, candidato sindaco per il comune di Vaiano Cremasco, con la lista civica Insieme per Vaiano. Quali sono i punti principali del vostro programma? Allora, innanzitutto siamo una lista civica perché è un soggetto nuovo che abbiamo creato proprio per staccarci dai vecchi schemi. I nostri punti principali naturalmente sono la viabilità che qui è molto congestionata, poi uno sguardo particolare all'ambiente, alle piste ciclabili da ultimare, da completare, da approfondire. Poi abbiamo sul sociale, specialmente verso le fasce più deboli, gli anziani che vivono da soli, i giovani, ricreare movimento perché il paese è un po' addormentato, vorremmo risvegliarlo e vogliamo in pratica mantenere tutti i servizi che ci sono e possibilmente migliorarli perché il nostro scopo principale è migliorare Vaiano. Come mai sei candidato? Ecco, questa è una bella domanda. Mi sono candidato proprio perché mi è stato proposto di creare un gruppo nuovo che fosse diverso da tutti gli altri, non apparentato a correnti politiche, partiti. Quindi abbiamo un mix di esperienza e di entusiasmo e novità, ecco. Andrea Ladina, candidato sindaco per il comune di Vaiano Cremasco con una lista alternativa ambientalista che si chiama proprio Vaiano Democratica Ambientalista. Su cosa volete puntare per il vostro programma elettorale? Innanzitutto sullo stop al consumo di suolo. Il nostro è l'unico progetto che prevede il risanamento del paese. Vaiano è un paese che nel centro storico ci sono case che cadono a pezzi a causa anche di uno svuotamento dovuto a un'eccessiva cementificazione che noi abbiamo sempre contestato. Vogliamo abbellire Vaiano, vogliamo risanarlo e dietro di noi c'è un parco meraviglioso di Vimercati San Severino, a nord c'è un'altra villa con il parco Vimercati San Severino, questo ha condizionato la storia urbanistica di Vaiano. Qui Vaiano non può espandersi più di tanto dal momento che ha queste due eccezionalità. Vicino a noi c'è una cascina che è dismessa da quasi 30 anni. È un assurdo, in centro paese è uno dei posti più belli, noi proponiamo di farlo diventare un centro diurno anziani specializzato, dove poter godere la giornata qui nel loro paese. Davide Calzi, candidato sindaco per il comune di Vaiano Cremasco con una lista civica per Vaiano Calzi Sindaco. Come mai questa scelta? In famiglia ho sempre respirato questa voglia di mettersi in gioco, di aiutare la collettività, di essere un giusto ponte tra i desideri, i bisogni, le necessità dalle più piccole alle più grandi dei cittadini e un'amministrazione efficiente. Abbiamo formato una squadra di 12 persone serie, che hanno la mia piena fiducia, con cui abbiamo fatto un programma che a breve verrà consegnato ai cittadini. Questo programma mira non tanto a delle opere pubbliche, delle grandi infrastrutture, bensì ai bisogni delle persone, soprattutto dei piccoli, degli anziani, fino ad arrivare alla terza età. E questo è un po' il motivo che ci ha spinto a fare questa scelta, insomma, in continuità con quello che ha iniziato mio padre, ma portando anche una ventata di freschezza.